Da 6 anni sono agonista, sono mamma e sono moglie e come tale faccio un sacco di sacrifici perché insomma mi sveglio all'alba per correre e per allenarmi, però le soddisfazioni sono tante. Per la prima volta Foggia ospita una gara nazionale di corsa su strada. Podisti e camminatori di tutta Italia si sono dati appuntamento a domenica 19 maggio in Villa Comunale per una giornata all'insegna dello sport, del benessere, ma anche dei valori della legalità e dell'inclusione. Con la sua seconda edizione torna la manifestazione podistica Run For, organizzata dall'associazione SD Foggia Running. Due le competizioni previste, Run For 10, la gara federale di 10 km, e Run For Fun, la camminata ludico-sportiva di 5 km aperta a tutti e che, in accordo con l'assessorato alla sicurezza e legalità del comune di Foggia, è stata ribattezzata Camminata per la legalità e l'inclusione. Inoltre parte del ricavato delle iscrizioni sarà devoluto all'associazione Cerbelli. Manifestazione importante prima di tutto perché è una bronze, quindi rientra nel circuito nazionale della FIDAL. Io sono anche consigliere nazionale, quindi quando abbiamo fatto il calendario all'inizio dell'anno, la felicità di trovare una domanda della nostra città, quindi un'associazione della nostra città, è stata chiaramente subito accolta, sperando anche nel futuro di, ne parlavo con i bravissimi organizzatori, in questo caso Gaetano Spagnolo, che è veramente un vulcano, anche quello a portare un campionato italiano proprio qui a Foggia. Pensiamo sia una grande festa per tutti, sia per gli atleti agonisti che per i cittadini che vorranno partecipare a questa giornata di divertimento. Abbiamo voluto percorrere questa strada di unire le due manifestazioni proprio perché crediamo che una cittadinanza attiva, nel vero senso della parola, anche dal punto di vista sportivo, migliori i cittadini e migliori la città.